Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul canale YouTube del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato. Ci approssimiamo al mese di agosto, che è il canonico periodo di ferie estive, con la consueta quanto doverosa prudenza derivante dall'emergenza sanitaria che è ancora in corso. Il nostro circolo però non dimentica che la storia e la cultura non vanno in vacanza e proprio nel mese di agosto ricorre l'anniversario della nascita di un personaggio femminile determinante per il nostro Monferrato, che ha accompagnato il Marchesato sulla scena politica internazionale, aprendolo alla grande cultura mantovana. Parliamo dunque di Margherita Paleologo, duchessa di Mantova e di Monferrato, nata l'11 agosto del 1510. E a tratteggiare questa importante figura provvede la nostra cara amica Rosalia Tomasino, meglio nota come Lia Tommy, che ha prestato la sua voce e la sua delicata figura nel leggere il ritratto di Margherita, così come è stato tratto dall'omonimo testo realizzato dal nostro circolo culturale e curato dal noto studioso mantovano Raffaele Tamalio. Lia è una donna molto nota nella provincia di Alessandria, che al suo lavoro di insegnante di scuola primaria affianca da molti anni la passione per la scrittura di poesie e di racconti. È organizzatrice di numerosi eventi culturali, la voce narrante in innumerevoli presentazioni di libri di importanti scrittori ed è attiva collaboratrice del blog di Alessandria Today. È quindi la persona giusta per accompagnarci nella scoperta della nostra duchessa. Buon ascolto e arrivederci. Le origini. Margherita Paleologo nacque in una casata che poteva vantare origini e parentele principesche tra le più titolate. Il padre discendeva dai Paleologo, imperatori romani d'Oriente, dal 1261 al 1453. La madre, da parte sua, era certamente fiera di avere un fratello, Carlo d'Alençon, andato in sposa Margherita di Valois, sorella del re di Francia Francesco I. Nonostante ciò, Margherita non venne al mondo per regnare. Infatti, quando vide la luce l'11 agosto 1510, secondogenita del marchese del Monferrato Guglielmo Paleologo e di Anne d'Alençon, nulla lasciava presagire per la piccola infante il destino di rappresentare l'icona dell'esemplare principessa europea del XVI secolo, così come ci appare raffigurata nel bel ritratto che di lei in seguito fece Giulio Romano e oggi conservato a Dento al Corto. Solo una serie di fortuiti concorsi di eventi permise a Margherita Paleologo di evitare di andare sposa a un esponente di secondo grado della piccola nobiltà di provincia. Destino comune in quell'epoca per le figlie minori, se non addirittura finire a trascorrere la propria esistenza tra le mura di un convento. Il fratello Bonifacio, seppure inferiore di età, avrebbe infatti ereditato il marchesato del Monferrato, mentre la sorella maggiore, Maria, si era già assicurata a 8 anni un matrimonio illustre, celebrato nel 1517, solenne sponsali con il giovane Federico Gonzaga, futuro duca di Mantova. Margherita, allora di 7 anni, non avvertiva che un giorno sarebbe invece subentrata alla sorella maggiore, nelle intricate vicende matrimoniali che in quel tempo presero l'avvio fra la congiunta e le reghe di Mantova, con un susseguirsi di colpi di scena degni della fantasia di un romanziere. Il matrimonio. Nell'aprile di quel 1517, il 17enne Gonzaga, di ritorno dalla Francia, aveva voluto celebrare, durante la sosta casale a Monferrato, i propri sponsali con Maria Paleologo, di appena 8 anni, promettendo di condurla a Mantova al compimento del 15° anno di età. Giunto al 1524,
1504, l'anno stabilito, il Gonzaga non si fece neanche sentire e nel 1528, pur di veder sciolto il matrimonio dal Papa, il capriccioso principe volse a proprio favore perfino un tentativo di avvelenamento ai danni della sua amante Isabella Boschetti, imputandone la marchesa vedova del Monferrato e la figlia Maria. Il pontefice Clemente VII stette al gioco, emettendo una sentenza di annullamento causa veleni. Il successivo contratto matrimoniale del Gonzaga, che avrebbe dovuto chiudere del tutto le sue vicende con la maggiore delle Paleologo, venne stipulato dallo stesso imperatore Carlo V, il quale, durante il soggiorno mantovano del marzo 1530, oltre al titolo ducale, concesse a Federico la mano di sua zia Giulia d'Aragona. Non erano tuttavia ancora trascorsi due mesi, quando il 6 giugno 1530 moriva il giovane marchese del Monferrato, Bonifacio, fratello minore di Maria e di Margherita. Gli succedeva lo zio Giovanni Giorgio Paleologo e alla sua morte, che si prevedeva prossima a causa dei suoi molti malanni, Maria, la sposa ripudiata da Federico, avrebbe ereditato il Monferrato. Il duca di Mantova si rese ben presto conto dell'errore commesso, muovendosi immediatamente presso l'imperatore, il Papa e la marchesa madre del Monferrato, perché riconoscessero valide le nozze contratte nell'ormai lontano 1517. Ma quando il breve invocato venne firmato dal Papa, il 20 settembre 1530, esso si rivelò del tutto inutile, giacché la sposa era morta 5 giorni prima. L'immediata offerta della marchesa del Monferrato di dare in moglie al Gonzaga la giovane Margherita, unica figlia rimasta, fu prontamente accettata. Fu così che la Paleologo, contrariamente a ogni presentimento, poté finalmente prendere per marito quel Federico Gonzaga che, pur con i suoi noti trascorsi, dovette mostrarsi agli occhi dei suoi contemporanei nei panni di un autentico principe azzurro. Così come d'altronde Tiziano, in quegli stessi anni, lo aveva rappresentato nello straordinario ritratto, ancora oggi conservato al Prado. Le nozze furono celebrate il 3 ottobre 1531 a Casale, dove gli sposi si trattennero poi per oltre un mese. Il 16 novembre la novella duchessa faceva l'ingresso trionfale in Mantova alla presenza della suocera Isabella d'Este e del cognato, il cardinale Ercole, con il seguito di tutta la nobiltà mantovana. Qui le furono assegnate le stanze del castello di San Giorgio, nell'attesa che fosse pronta la nuova palazzina, che da lei poi prese il nome, fatta appositamente costruire in quello stesso anno, Attigua Castello. L'armonioso edificio, progettato da Giulio Romano con decorazione dei suoi allievi, è oggi purtroppo irrimediabilmente perduto, poiché è abbattuto nel 1899, essendo quell'epoca ritenuto di nessun valore storico e architettonico. Sposando Margherita, il Gonzaga poneva quindi un privilegio sull'acquisizione del Monferrato, in attesa della morte dello zio, il marchese Giovanni Giorgio Paleologo. L'ultimo Paleologo. Al possesso del Monferrato aspiravano tuttavia anche il duca di Savoia e il marchese di Saluzzo, forti del diritto che potevano far valere su quei territori in caso di estinzione della linea maschile dei Paleologo. Ma fu il duca di Mantova, in occasione della seconda visita di Carlo V a Mantova, nel novembre 1532, a ottenere dall'imperatore la promessa di riconoscere l'investitura del Monferrato per sua moglie, nel caso che lo zio fosse morto senza discendenza legittima. Un evento che si verificò poco dopo, il 30 aprile 1533, e con il quale si spegneva definitivamente la linea maschile dei Paleologo, marchesi del Monferrato. In attesa della sentenza imperiale che ne riconoscesse il legittimo possesso, esso fu affidato al governo congiunto della marchesa vedova Anne d'Alençon e del commissario imperiale Don Alvaro de Luna. Il 3 novembre 1536 giungeva infine il diploma imperiale, con il quale era riconosciuto irrevocabilmente il diritto di successione in linea femminile. A Margherita Paleologo e il Monferrato diveniva, mediante lei, feudo dei Gonzaga duca di Mantova. 26 giorni dopo, lo stesso Gonzaga era insignito del titolo di marchesa del Monferrato,
di cui però poté fregiarsi solo per pochi anni. Il 28 giugno 1540, infatti, egli moriva, lasciando la duchessa con 6 figli ancora in tenera età e uno in attesa di nascere. Il primogenito Francesco, nuovo duca, aveva allora solo sette anni, essendo nato il 10 marzo 1533. A lui erano seguiti Guglielmo, nato il 4 aprile 1538, Ludovico, nato il 18 settembre 1539, Federico, futuro cardinale, nato nel luglio 1540, pochi giorni dopo la morte del padre. Delle femmine, Isabella era nata nel 1534 e fu data in sposa nel 1554 al marchese di Pescara Ferrante Francesco da Valois. Mentre delle altre due, Eleonora e Anna, entrambe religiose domenicane nel convento di San Vincenzo in Mantova, non è nota la data di nascita. Discordanti sono tuttavia le notizie sul numero dei figli avuti dalla duchessa di Mantova, che secondo Elitta sarebbero stati 8. Il governo è illuminato. Per espressa volontà testamentaria del defunto duca, Margherita Paleologo assunse la reggenza unitamente al cardinale Ercole e al luogotenente imperiale viceré di Sicilia, Ferrante, suoi cognati, impegnato quest'ultimo nella difesa degli interessi ispano-imperiali in Sicilia. La conduzione degli affari del Mantovano furono affidati in buona parte al cardinale, mentre la gestione delle pratiche del Monferrato spettò, in quanto monferrina, a Margherita, la quale nell'autunno 1541 volle fare un breve ritorno a Casale. Il periodo della reggenza congiunta fu caratterizzato in politica estera dalle continuità con quella leale fedeltà al partito imperiale, già introdotta qualche anno prima da Federico e fermamente perseguita in quegli anni da Ferrante, dal 1546 prezioso difensore del ducato, anche nella sua qualità di governatore spagnolo dello Stato di Milano. Il premio della fedele condotta dei reggenti verso l'impero fu la mano di Caterina d'Asburgo, figlia di Ferdinando, re dei Romani, concessa al duca Federico Gonzaga. In tal modo Margherita Paleologo, discendente degli imperatori romani d'Oriente, diventava consuocera del futuro imperatore del Sacro Romano Impero. L'arciduchessa Caterina giunse a Mantova il 22 ottobre 1549 per incontrare il suo sposo, accolta dai reggenti in un tripudio di feste e rappresentazioni. I festeggiamenti per quell'unione erano destinati tuttavia a spegnersi il 21 febbraio successivo, con la prematura scomparsa del giovane duca per i postumi di un banale incidente di caccia. La reggenza tornò quindi nuovamente nelle mani della Paleologo e dei co-tutori, in attesa della maggiore età del secondogenito Guglielmo, allora dodicenne. Se con quell'alleanza matrimoniale, che si era appena conclusa tragicamente, erano stati allacciati stretti rapporti con la corte imperiale, diretti a rinsaldarsi ancor più in seguito, Margherita Paleologo poneva in quei mesi anche le basi per l'allargamento della politica estera mantovana, mediante la partenza, il 1 luglio 1549, del terzogenito Ludovico per la Francia, dove il giovane avrebbe raccolto l'eredità della nonna materna, Anne d'Alençon, e dove avrebbe fondato la dinastia dei Gonzaga e Nevers. Anche con Guglielmo, la duchessa vedova continuò sul fronte interno a coadiuvare il cardinale Ercole in quell'opera del modellamento amministrativo e territoriale dello Stato mantovano, già avviata negli anni del loro primo governo per conto del duca Francesco. Tuttavia, al periodo della seconda tutela, sono da far risalire anche i primi segnali degli ostacoli che il figlio Guglielmo avrà in seguito incontrato nel mantenimento del Monferrato, per superare i quali lo stesso nuovo duca sarebbe ricorso all'opera di mediazione e di governo della madre. Dopo che il 2 agosto 1559 avveniva la restituzione di Casale e Gonzaga da parte delle truppe francesi che l'avevano occupata fin dal 1555, Guglielmo, affrancatosi dalla tutela, diede il via in quell'anno all'attuazione del proprio programma politico nel Monferrato, che non di meno era destinato a scontrarsi in poco tempo con il regime di autonomia comunale di cui godeva Casale,
città alla quale Margherita Paleologo era sempre rimasta legata e dove, cogliendo l'occasione della fine della tutela, volle tornare a ottobre del 1559, insieme alla madre Anne e alla figlia Isabella. Nel 1561 quest'ultima fu designata al governo del Monferrato, in virtù del fatto che poteva garantire la difesa del territorio grazie alle truppe spagnole del marito, allora governatore spagnolo di Milano. Perdurando tuttavia l'insofferenza in casale e optando Guglielmo Gonzaga per una più prudente via diplomatica, dalla fine del 1562 era la stessa Margherita ad assumere ufficialmente il governo per conto del figlio, nel vano tentativo di sedare come Monferrina i sentimenti antomantovani della popolazione locale. Termina un'epoca. Il 26 aprile dell'anno precedente, con il matrimonio tra Guglielmo Gonzaga ed Eleonora d'Asburgo, ottava dei 15 figli dell'imperatore Ferdinando, era intanto giunta a conclusione un'altra favorevole azione diplomatica, con la quale si era voluta rinnovare l'alleanza matrimoniale già perseguita dalla Paleologo e dagli altri due reggenti, in occasione dello sfortunato matrimonio del precedente duca Francesco con Caterina d'Asburgo, figlia anch'essa di Ferdinando. Una riconferma della scelta imperiale necessaria a garantirsi un solido appoggio nel difficoltoso consolidamento del dominio sul Monferrato, dove i rapporti con la città di Casale erano destinati a inasprirsi ulteriormente dal 1566. La sorte, tuttavia, risparmiò alla duchessa vedova di assistere ai drammatici eventi che seguirono e che videro annientare le antiche autonomie di Casale. Colpita da un colpo apoplettico, Margherita Paleologo aveva cessato di vivere in Casale pochi mesi prima, il 28 dicembre 1566. Il suo corpo fu poi trasportato a Mantova e sepolto nella chiesa di Santa Paola insieme a quello di un'altra grande donna di casa Gonzaga, Isabella d'Este. Qui i loro resti rimasero fino ai primi anni 60 del XX secolo, quando, a un fortunato ritrovamento, seguì uno sciagurato occultamento e conseguente dispersione, oggetto di un autentico giallo di cui, in un intrigante suo libro, si è occupato Giancarlo Malacarne.